omicidi di Stato. Il nostro futuro è nelle mani degli esecutori, nelle mani di coloro, per ordine dei mandanti, vengono a distruggere le nostre attività, le nostre famiglie e spesso, troppo spesso, si prendono le nostre vite. Amico mio. Noi pleba abbiamo un solo diritto, il voto. Il voto. E quando si vuole decidere un qualche cosa, una volta si decideva con le cattiverie, adesso la possibilità è di non andare a votare, di lasciarli là tutta quella merda che c'è, sono dieci anni che non vado a votare. Se nessuno ci va a votare, si votano tra nipoti, cognati e parenti. Io dicevo, ma mio marito non c'è dubbio che si ammazzi perché ha paura di un tagliettino, invece guarda, era l'unica cosa che l'ho convinta, che capisco sempre tutto, no, sempre. Ma lui lo però io intanto che morivo io facevo da mangiare, ho cambiato il letto, ho detto Dio si muore a me, io dico perché penso questa cosa, alle 10:30 era quel momento, cioè dobbiamo sostenerci, ma qui la gente ha paura di venire nella piazza, questo è il problema più grosso, non vengono in piazza perché hanno paura, perché sono delle persone che hanno dell'umiltà ed è sbagliato perché l'umiltà che hanno in famiglia la trasferiscono poi sui debiti, su queste persone che ti danno addosso per i debiti e non è giusto, lo spiego. Noi pensiamo che chi compie questo gesto abbia già pagato il suo debito con la vita, si dovrebbe chiudere la causa. La battuta che mi sono meritata. Perché le cose vanno risolte insieme alla famiglia. La famiglia è fatta per questo. Giuseppe si è accollato tutto da solo, in silenzio, per proteggere la propria moglie. Giuseppe ha chiesto a questi signori scusa per non aver potuto pagare il suo debito. Questo era Giuseppe, una persona, una brava persona. Con la